Il Museo Diocesano nell'Isola Antica di Taranto ha ospitato Tracce, mostra personale dell'artista Immacolata Zabatti, promossa dal Club per l'UNESCO e l'Associazione Marco Motolese. Un filo conduttore mi sembra di capire che è quello della natura e delle nostre radici, le tracce, come le ha definite nel titolo. Sì, e appunto ho intitolato questa mia prima personale qui a Taranto, Tracce, proprio perché sono le tracce che l'uomo lascia sulla terra. In particolare ho voluto fare una collezione dedicata agli ulivi secolari salentini. Un orecchino degli ori di Taranto, non a caso la navicella, per rappresentare quel viaggio del tempo a cui lei faceva riferimento. Sì, esatto, ha una funzione molto più comunicativa. Infatti questa opera l'ho chiamata La navicella, un viaggio nel tempo. Ho usato la metafora della navicella proprio come mezzo di trasporto. L'UNESCO fin dal 1997 ha realizzato lo statuto dell'artista, e l'UNESCO che diceva, sollecitava le istituzioni, ma sollecitava anche le associazioni formate da artisti e non solo, a che si potesse promuovere l'arte contemporanea. Il museo, riaprendo, mette in conto di sviluppare molto un'apertura nei confronti dell'arte contemporanea, e il fatto che ospitiamo questa mostra dell'artista Immacolata Zabatti testimonia questo impegno anche della Chiesa.